Ciao, benvenuti in un nuovo What I Eat in a Day. Vediamo insieme cosa mangio in un giorno e partiamo dalla colazione. Super calorica ma anche gustosissima perché ho mangiato un cornetto, o meglio due metà di cornetto, una con la Nutella e una con la crema che ho accompagnato con del latte e del caffè. Eccoci al momento del pranzo, ho preparato un'insalata di riso, orzo e farro. Ho utilizzato questa confezione di Eurospin che contiene appunto orzo, farro e riso, una confezione di mais, dei carciofi sott'aceto tagliati, dei pomodori pachino e una scatola di tonno all'olio d'oliva. Metto l'acqua a bollire, preparo intanto il condimento, taglio a pezzi i pomodori e i carciofi, li unisco poi al mais e al tonno e aggiungo sale e basilico. Metto in cottura i tre cereali per 11 minuti, dopodiché scolo e li incorporo al condimento e aggiungo per amalgamare il tutto un cucchiaio di maionese e questo è il risultato finale. Per merenda abbiamo scelto un frutto esotico, il mango, e come vedete non ci sono le mie mani ad aprirlo, ma sono quelle di Andrea perché io non lo so aprire, lo so solo mangiare, ma mi sono informata sulle caratteristiche principali di questo frutto. È ricco di vitamina A, quindi utile per la ritenzione idrica, combatte anche la stitichezza e lo stress. Siamo alla cena, ho preparato questo piatto con gamberoni, bastoncini e patate fritte al forno, un piatto semplicissimo, lo vedrete. Comunque parto con il pulire i gamberoni, come vedete dalle immagini, con un stuzzicadente rimuovo il filo intestinale, dopodiché con il coltello vado a tagliare metà i gamberoni per procedere poi al condimento. Una volta puliti aperti li adagio sulla teglia e condisco il tutto con prezzemolo, pepe nero, ho aggiunto anche un cucchiaio di rum, ma questo passaggio se volete potete saltarlo, e per finire vado a spolverare con del pangrattato. Per accompagnare utilizzo le patate, queste sono surgelate fritte da cuocere al forno di Eurospin e aggiungo anche dei bastoncini di totano sempre di Eurospin, dopodiché cuocio in forno 200 gradi ventilato per 20 minuti. E questo è il risultato finale, io spero che vi sia stato utile e soprattutto di spunto per qualche ricettina. Noi come al solito ci vediamo ogni lunedì e venerdì qui sul canale, se vi va iscrivetevi, al prossimo video, ciao!